Ciao ragazzi, benvenuti. Questa è la video recensione dell'LG L5-2, un dispositivo da 4 pollici con CPU 1 GHz, leggerissimo, fotocamera fla con flash 5 megapixel, solo poco più di 100 grammi. Davvero un telefono molto leggero e molto compatto. E naturalmente tutte quante le caratteristiche vi rimando all'unboxing che abbiamo fatto in precedenza, e che quindi lì troverete tutte quante le caratteristiche tecniche che abbiamo già sviluppato del dispositivo e tutte quante le nostre considerazioni iniziali. Sentiamo un po' di luminosità inferiore e direi di partire subito. Partiamo subito con un test vocale con la chiamata. Allora, diciamo che l'audio in via voce è molto alto, sinceramente un po' troppo, tende a distorcere, quindi alle volte è meglio, conviene un po' abbassare. Non abbiamo avuto comunque alcun problema a parlare dalla capsa auricolare, forse rispetto ad altri telefoni un filino di ricezione in meno per quanto riguarda appunto l'aggancio alle celle e anche per quanto riguarda il wifi. Sinceramente ci sembra un po' al di sotto rispetto ad altri telefoni anche per la ricezione wifi. Buona invece la batteria, ci consente di arrivare, diciamo, con un uso medio intenso, quasi a sera, con un uso più classico, direi che copriamo tutta quanta la giornata. Andiamo subito allora a vedere, le email. Ok, sta facendo qualcosa, non so cosa sia. Si è dimenticato quello che gli ho detto. Si è dimenticato la mia mail. Ok, non so perché avevo messo la mail, ma mi dice che insomma la devo rimettere. Vabbè, la mettiamo in diretta, non c'è nessun problema. Quindi questo piccolo 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 bug, ma vabbè, se succede una volta sola non è un grosso problema. Naturalmente, se ogni volta dobbiamo rimettere i dati mi sembra un po' esagerato, però a noi è la prima volta che succede, quindi prendiamola per buona che è una sola volta è accaduto. Il telefono si sta configurando, quindi aspettiamo un attimo, facciamo questa cosa live, tanto è successo in diretta, l'errore è il bug, quindi è giusto parlarne qui in diretta. E nel frattempo che il GPS, che il telefono arriva, direi di parlare di GPS. Allora, diciamo che abbiamo cercato di provare, abbiamo provato il GPS, però ora ve lo faccio vedere, dato che la mail sta ancora scaricando e quindi ve lo faccio vedere proprio in diretta. E diciamo che il GPS funziona così così. Ora, beh, ce ne renderemo conto di persona. Nel senso, abbiamo per esempio, abbiamo acceso ora, quindi saranno forse passati 15-20 secondi da quando abbiamo acceso il GPS, e comunque è buono il fatto che mi vede già 9 sateliti, altri telefoni ci hanno messo molto di più. Il problema l'abbiamo quando bisogna andare ad agganciarsi. Ho visto che durante l'aggancio il telefono ci mette un pochino nell'agganciarsi. Fatto naturalmente poi un po' di fix, diciamo che sicuramente il telefono ha un po' più di rapidità, però come potete vedere ci sta mettendo un pochino ad agganciarsi. Diamo un altro pochino di tempo per vedere se ce la fa, altrimenti direi di andare avanti. Niente, va bene. Questo è quanto. Quindi diciamo che l'aggancio è un pochino lento. Andiamo sul browser, allora già che ci stiamo, e direi di provare a vedere. Il nostro sito,
Ho sbagliato. Eccoci qua. Ok, andiamo. E vediamo un po' come va. Ok, non vogliamo l'app. Chi vuole, naturalmente vi ricordo sempre che c'è anche l'applicazione per il nostro sito, chi vuole scaricarla la trova sia nel Play Store sia scaricabile dal nostro sito, sempre col nome provacellulari.it e nel frattempo siamo arrivati ad aprire il sito. Direi che comunque la navigazione non è così malvagia, anzi devo dire che è stato abbastanza rapido nel caricamento, anche lo scrolling è già possibile nonostante stia ancora finendo di caricare. Pinch to zoom è buono sia in e anche il pan, devo dire che comunque ci permette di navigare abbastanza bene. E quindi il browser devo dire che si comporta abbastanza bene. Proviamo ad andare su The Verge. Cerchiamo The Verge, vediamo un po'. Ecco, l'ha già trovato. Gli chiediamo di vedere la vista desktop, altrimenti se non ce lo apre. Ecco, mannaggia, sta facendo gli aggiornamenti, quindi probabilmente troveremo qualche ritardo. Speriamo, che non venga inficiata la navigazione. Attendiamo un secondo che magari finisce a fare aggiornamenti, se si sbriga. Ok, pare che ora ha finito. No, c'è ancora. No, sta ancora sincronizzando. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo un po' come funziona. Ecco, ha finito la sincronizzazione. Buono, quindi vediamo un po' come funziona con The Verge. Sito abbastanza pesante, quindi su un telefono del genere sicuramente avrà qualche problemino. Come però potete vedere, il sito sarà aperto tranquillamente, senza particolari, diciamo, ritardi o problemi. Sì, sicuramente, ecco, vedete un attimo di ritardo quando, ecco, vedete qualche attimo di ritardo. Sì, cioè, quello sì. Però d'altronde non andremo sempre a vedere siti come The Verge, che è uno dei più pesanti in assoluto, e quindi di conseguenza direi che non avremo particolari problemi a usare il browser di questo telefono. Ora vorrei andare in email a vedere se finalmente ce l'ha fatta ad aprire le email. Ok, no email. Ok, benissimo. Perché non email? Un attimo che controllo. Allora, perché non email? Ok, ecco che sono arrivate. Prima c'era qualche problema, ora l'abbiamo risolto. Non era attiva la sincronizzazione. Ecco, questa è un'email come viene vista dal telefono. Direi che il client mail funziona bene, l'avevo già provato, poi si era dimenticata la mia mail, ma comunque l'avevo già provato, funzionava abbastanza bene. Naturalmente non c'è la possibilità di fare o meglio, volevo dire, in questo caso, contrariamente ad altri telefoni, c'è la possibilità anche di ridurre la mail e quindi di impaginarla correttamente su tutto quanto il testo. Questa è stata davvero una buona cosa, ecco perché ci tenevo particolarmente a farvi vedere le mail, perché rispetto al telefono Android ha questa particolarità che ci permette di andare a visualizzare tutta la mail nella sola pagina. Già che ci siamo, possiamo andare a vedere allora a questo punto la tastiera e diciamo di cominciamo a digitare qualcosa. Mi avvicino alla telecamera. Diciamo che la tastiera è abbastanza buona, forse non proprio reattiva al 100%, ma magari faccio fatica per i tasti che sono più all'esterno, questa zona qui, magari faccio più più di fatica a premerli, ma direi nulla di particolare, funziona direi abbastanza bene. Bene, a questo punto direi allora di andare nella fotocamera e prendere il nostro oggetto di test.
ormai lo conoscete bene, e di andare a scattare una foto. Ecco. E andiamola a vedere. Questa è la foto che abbiamo appena scattato. Perché non si gira? Vabbè, la vediamo in questo senso. Direi che buona foto, buona foto. Nulla, nulla, nessun problema. E adesso direi di andare in galleria per andare a vedere invece alcune foto, così posso essere più chiaro. Eccoci, ecco queste che avevo già scattato, così posso essere più chiaro che già le ho viste in precedenza. Ok, allora il problema non è di quella foto, ma è che la rotazione è disattiva. La attiviamo. Ecco, questa è una foto che è stata realizzata con questo telefono e devo dire che le foto non vengono malissimo. Ecco, certo, sicuramente non sono delle foto eccezionali, magari messe sullo schermo hanno qualche sullo schermo di un PC possono avere qualche problemino di visuale, però non male. Questa per esempio è una foto fatta tutta quanta al buio e devo dire che comunque la fotocamera rende abbastanza bene per un telefono di questo tipo, Stiamo realizzando un naturalmente. video con l'L5 Questo è un video. Mark 2 della LG. Andiamo a vedere un po' come funziona lo zoom. L'adattamento al cambio di luce. Questo è il video con l'L5, drone Bene, della LG. ok, questo era il video. Andrei a questo punto a farvi vedere alcune caratteristiche della fotocamera che non abbiamo visto in precedenza. Questo ci fa attivare la fotocamera tramite un scatto vocale, diciamo. Poi abbiamo qui il bilanciamento, di qua abbiamo normale, panorama, il flash, e qua possiamo mettere zoom, risoluzione, modalità scena, effetto colore, tono scatto, archiviazione, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece i video, nonostante un 640 e 480, quindi una qualità davvero scarsa, devo dire che sullo schermo del telefono, come abbiamo visto, vengono fatti bene, magari vengono visualizzati bene, magari visti su uno schermo un po' più grande lasciano un pochino a desiderare. Bene, già che abbiamo parlato di galleria, torniamo a vedere allora qualche nostro video di test per vedere un pochino come e quali vengono visualizzati. Allora, questa è una palette di colori, eccola qua. Devo dire che i colori vengono visualizzati bene, non abbiamo particolari problemi. Mi sembrano anche abbastanza fedeli alla realtà. Certo, non è uno schermo, ecco, questo è sfondo nero e scritta bianca, viene visualizzata molto bene. Non abbiamo particolari sicuramente. Dicevo, nel senso, non abbiamo uno schermo con una grande risoluzione, questo è uno schermo, una scritta nera su schermo bianco, lo schermo mi sembra rispondere abbastanza bene col contrasto, questa è invece una immagine tutta colorata e questo è un set di colori. Quindi direi che comunque lo schermo, nonostante non abbia una grandissima definizione, fa vedere bene queste tipo di foto. Questo invece è una risoluzione video purtroppo non supportata. E appunto il nostro MKV. Poi andando avanti, questo è invece i 480p che vengono naturalmente riprodotti. Poi andando avanti, andiamo a vedere i 720p che vengono riprodotti anche loro tranquillamente. E poi andiamo a vedere il 1080p che non viene riprodotto, quindi il Full HD non viene riprodotto, non vengono riprodotti neanche gli altri video che sono i DVX e gli FLV, quindi solo 480 e 720p sono i video riprodotti. Bene, a questo punto andrei a vedere qualche applicazione che è stata inserita da LG. Vabbè, oltre all'aggiornamento software, abbiamo appunti per mettere gli appunti, l'attività per segnare la nostra attività, calcolatrici, calendario, vabbè, queste cose classiche, il file manager proprio della LG. Poi abbiamo qui il safety care,
che praticamente è una sorta di applicazione che avverte chi abbiamo segnalato per l'emergenza, LG Smart World, che è un'applicazione proprio di MLG, che vabbè, dovremmo attivare, aggiornare adesso, ma non ci sembra il caso. Poi c'è il Remote Call Service, che ecco, c'è scritto già qui, non serve neanche che dico nient'altro. Dice: il presente servizio consente all'operatore di eseguire una diagnosi in remoto e di fornire supporto per il dispositivo. Fondamentalmente serve quindi per supportare il dispositivo da remoto. Poi la radio FM, il registratore, e poi ecco qui, questo è Asphalt, che andiamo subito a vedere come funziona su questo telefono. Bene, il Asphalt sta partendo, diamogli un pochino di tempo su questo telefono. Naturalmente è un gioco molto pesante, quindi sicuramente avrà qualche problemino piccolo di caricamento, uno di particolare, ma qualche lentezza in più. Bene, il gioco è partito. Io direi di, ho sbagliato, scusatemi, direi di partire subito con partita veloce. Facciamo annulla e giochiamo. Eccoci. Facciamo scegli. Ecco. Ok, facciamo chiudi, facciamo continua. Purtroppo, rispetto ad altre volte che sto restando questo gioco, mi sto accorgendo dalle mie pause di silenzio che attendo mentre il gioco si carica, che il gioco in effetti presenta una lentezza di caricamento rispetto, quindi una durata del caricamento superiore rispetto ad altri dispositivi che ho testato e che vi ricordo trovate sempre nella pagina provacellulari.it. Bene, il gioco è arrivato, eccolo. Direi allora di partire. Beh, allora, il gioco direi che sicuramente non ha la grafica di uno schermo HD o Full HD, però devo dire che magari rispetto ad altri telefoni che ho provato, perlomeno ha una buona fluidità, è abbastanza giocabile, l'accelerometro risponde abbastanza bene e quindi devo dire che un gioco che comunque presenta una certa pesantezza come Asphalt riesce ad essere tranquillamente giocato su questo dispositivo. Bene. Un'ultima cosa che volevo farvi vedere erano alcune impostazioni del dispositivo. Quindi nella sezione display, per esempio, possiamo settare luminosità e il tipo di carattere e possiamo andare a vedere l'illuminazione dei tasti touch, questi qui, e i LED sul tasto home. È quello che vi parlavo all'inizio, cioè di questo, cioè praticamente. Il tasto home ha un contorno, diciamo, non so, in plexiglass o cose simili, che va a illuminarsi con dei LED e possiamo scegliere delle varie colorazioni in base a calendario, eventi persi e quant'altro. Questa era una cosa davvero carina rispetto ad altri telefoni. Questa c'è, cioè, la batteria, qua ci sono i settaggi per il risparmio energetico. Poi l'archiviazione è questa, abbiamo uno spazio totale di 2,10 GB e poi la nostra scheda di memoria. Quindi solo 2,10 GB disponibili per l'utente. Poi, infine, andando avanti, arriviamo sino a una cosa che mi ha un po' lasciato, non ho mai trovato, perlomeno da tanto tempo non trovavo scritto connessione PC o cose simili su Android. Ci fa scegliere anche cosa fare quando si collega al PC, il tipo di connessione, solo carica, media, tethering, software LG, oppure se come tramite fotocamera. Quindi anche questo. E infine, informazioni sul telefono, giusto per sapere qual è sul software, ecco, le informazioni software monta la 4.1.2 di Android. Bene, e infine l'ultima cosa è Quick Memo, c'è questo tastino qui che praticamente è il tastino Quick Memo che, se attivato,
praticamente, ecco, ci dà la possibilità di andare a scrivere su qualsiasi pagina che noi vogliamo. Possiamo poi cancellare naturalmente, possiamo cambiare il tratto con il quale stiamo scrivendo e il colore e fare altre modifiche. Poi possiamo salvare oppure condividere quello che abbiamo fatto su social network, email, messaggi e quant'altro. Bene, allora, cosa dire di questo LG L5 2 che abbiamo appena avuto modo di provare insieme? Allora, devo dire che il dispositivo che esce comunque a un prezzo di 199 euro, anche se magari online si può trovare a meno, mi sembra che sia un dispositivo da questo punto di vista per rapporto qualità-prezzo molto valido. Vedo difficile trovare di meglio più o meno su quella fascia di prezzo, ecco. Ci saranno sicuramente altri competitor, ma questo sicuramente l'LG 5.2 direi che è molto valido. Sotto vari punti di vista non abbiamo avuto particolari problemi ad utilizzarlo, anche con giochi pesanti o con le solite nostre prove che poniamo. Ecco, forse il GPS un pochino sottotono e la ricezione wifi e la ricezione cellulare un pochino sottotono rispetto al solito. Bene, direi che è tutto per questa video recensione dell'LG L5 2. Vi rimando naturalmente alle pagelle, alle foto, tutto quanto il resto che verrà pubblicato su provacellulari.it, sul nostro sito, al relativo articolo. E per tutti quanti gli altri articoli, altri suggerimenti o domande che volete farci, ci trovate sempre su provacellulari.it. Grazie a tutti e alla prossima.